Buongiorno compagni di viaggio, benvenuti in questo nuovo video. Sono a Balme e sto andando al Pian della Mussa, dove c'è il rifugio città di Cirié. Vedete che qua la strada in inverno è interrotta e si cammina sulla strada. La giornata è fantastica, non c'è una nuvola, c'è un cielo blu, laggiù c'è un'aquila che sta volando, sono avvolto dalle Alpi. Purtroppo quest'anno non c'è neve, nonostante qua siamo sopra i 1200 metri, però godiamoci questa giornata fantastica. I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card. You can't win the losing hand. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed, and the pain I'd been feeling washed away. Devo dire che è sempre incredibile camminare sormontati da queste montagne, nel silenzio, con questo sole. Fantastico, fantastico. Non so se si vede, ma c'è un'aquila maestosa. Perhaps it is, as it is, how the world is the mess. Means that every heart and soul needs to be whole. Adesso qua è iniziato un tratto con un po' di ghiaccio. La strada è ricoperta di ghiaccio. Vorrei capire se è così fino in cima. E devo mettere i ramponcini. È solo un pezzo. Qua per esempio finisce. Va bene, continuiamo. Al momento quello che mi sta piacendo di più di questo percorso, nonostante sia appena l'inizio, al di là del silenzio, e questo profumo di aghi di pino, perché a terra è pieno di aghi di pino che emanano un profumo fortissimo. Quindi sono arrivato al Pian della Mussa e adesso mi dirigo verso il rifugio città di Cirié, un rifugio storico che sta proprio al centro di questo pianoro. Da lì mi fermo a fare uno spuntino. Devo stare attento a non cascare perché qua è un po' ghiaccio, un po' neve, un po' si sta sciogliendo, quindi devo stare molto attento. Questo torrente è completamente ghiacciato, anche perché qua d'inverno prende il sole praticamente mai. Ho deciso che metto i ramponcini. Lì sopra c'è una panchina gigante. Adesso salgo, andiamo a fare due foto e due video. Altro che la televisione, molto meglio. Spettacolo. Ramponcini messi, ma ci rendiamo conto di che posto è? Wow. Tracce di volpe. Thank you.
questi monti ispirino nel tuo animo sentimenti di pace ed amore, che la montanara esprime nel canto che qui nacque. Wow ragazzi, sono senza parole. Tra la giornata e il posto è una roba incredibile. Là c'è il rifugio. Quella montagna alle spalle del rifugio è Ula Ciamarella. Tra l'altro, dall'altro lato del pianoro, della vallata, c'è la camminata che porta al rifugio Gastaldi, dove vi porterò in un'avventura estiva, anche perché sono altri 800 metri di dislivello e si trova a 2600 metri di altitudine. Perciò prossimamente arriveremo anche a quel rifugio là sopra, vi prometto anche quell'escursione che arriverà qui sul canale. Nel frattempo godiamoci questa giornata. Comunque, come sempre non mi smentisco perché sono riuscito a portare le batterie e il telecomando del drone, ma non portare il drone, per cui non potrò farvi vedere immagini dall'alto di questo pianoro fantastico. E per punirmi sto salendo là sopra proprio per quantomeno riprendere dal più in alto possibile. Per favore insultatemi nei commenti. Eccoci in cima, proprio sopra il rifugio Città di Cirié, ai piedi di questa meraviglia. Qui una volta c'era un enorme ghiacciaio, che ovviamente adesso non c'è più, e non c'è neanche neve quest'anno, però la giornata rimane strepitosa. Adesso mi godo ancora 5 minuti il sole qua, poi comincio la discesa, anche perché tra non molto il sole finirà dietro le montagne, quindi qua diventerà tutta ombra. E niente, sono proprio contento, a parte il drone. Iniziamo la discesa, si comincia a tornare verso casa.
Bene ragazzi, per raggiungere il rifugio Città di Torino io sono partito da Balme e ho seguito la strada asfaltata che d'inverno è chiusa, e appunto da Balme al rifugio sono più o meno 5,5 km, un dislivello di 300 metri. È stata una camminata molto semplice, quindi adatta veramente a tutti. D'estate questa strada è aperta ed è anche molto trafficata, ma a parer mio vi privereste di una camminata così bella arrivando fin su in macchina. Prima di chiudere il video vi invito ad iscrivervi anche alla mia pagina Instagram e niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Quante volte farò avanti e indietro?